Leo Paiano, allora ci racconti questa tua struttura? Ecco, di mare nasce proprio dal fatto che Vigna Castrisi, a un certo punto l'economia è cambiata. Le masserie hanno cominciato a rimanere un po' abbandonate e quindi con l'avvento di questo poco turismo che all'epoca c'era, si è provati a fare qualcosa di diverso, come poi tutto il territorio salentino. Alla fine abbiamo investito ed è venuto fuori Eco di Mare e Le Chianche, siamo due fratelli, e che insieme abbiamo deciso di metterci a disposizione del turismo. Tu sei un palombaro di origine. Io sono un palombaro di origine, l'ho fatto per 10 anni, altofondalista, quindi un po' in tutto il mondo. Adesso l'età avanza e ci siamo un po' fermati, ciononostante portiamo avanti con impegno con la nostra associazione Eco di Mare, appunto, per la difesa e la salvaguardia del mare. E naturalmente conosci questo mare come le tue tasche o no? Sì, questo mare è da 30 anni che mi immergo in questo tratto di costa, famosa via dell'Ambra. Passavano le navi, le antiche navi romane, in cui con i loro carichi di legumi, di vino, di olio e di ambra solcavano il mare e portavano tutto a Roma. Ma ahimè, le sciroccate nel canale d'Otranto erano infide e mandavano giù queste belle galere che ancora, adesso che ancora sono presenti e un po' abbandonate a se stesse, perché ci vuole molto denaro sicuramente, quindi l'impegno del Ministero dei Beni Culturali è tanto. Solitamente qualcosa sta emergendo adesso con il turismo, ma siamo molto lenti ancora. Senti, questa tua struttura, ci dici quanto costa, quante camere? Certo, in bassa stagione a persona prendiamo 25 euro, quindi per un appartamento, e non una camera, ma un appartamento con una cucina, una camera, un patio e tutti i servizi annessi, bagno privato in camera con la cabina doccia, costa 25 euro a persona a notte. In alta stagione invece prendiamo 38 a persona a notte. Questo è uno degli appartamenti? No, questa è il living in cui facciamo le nostre degustazioni, vino, olio. Perché tu produci anche vino con tuo fratello, avete il vostro vino? Abbiamo il nostro vino. E poi invece siete anche dei cultori di erbe, di essenze? Tutto il giardino è tutto intorno a noi. Qui si sentono dei profumi straordinari di lavanda, sì, di gelsomino. Abbiamo sempre coltivato questa grande passione per la terra e quindi le piante officinali sono un po' tutto intorno. Ogni appartamento, infatti, gliene mettiamo un po' intorno, al prezzemolo, al sedano, ma anche alla citronella che viene lontana, le zanzare, per esempio, qualche zanzara si sa nel periodo estivo viene, e le lavande, e insomma tutti quei profumi in cui fa vacanza il fatto di arrivare in un posto e trovare le essenze della natura. E poi, Leo, i tuoi clienti te li porti al mare, in barca? E i miei clienti, poi ogni giorno partiamo alle 9:30 alla volta delle scoperte, insenature, grotte, calette. Cos'è la spiaggia, è Castro e dintorni? Castro dista circa 1 chilometro, ma anche Santa Cesarea Terme è un fiore all'occhello di tutto il territorio salentino, presenti con le terme poi, che funzionano molto bene. Circa 30.000 persone all'anno ne usufruiscono di queste acque termali salso-bromoiodiche, e ottime per la cura proprio della persona, del body, e per tutte le malattie legate all'asma. E per voi salentini questo del turismo sostituisce la vecchia industria del tabacco, che non vecchia c'è più, o no? Del tabacco, coltivata per circa 60 anni, e alla fine qualche anno fa, nel 2008, si è decisi il territorio non è, nel territorio non è più possibile produrre tabacco. Quindi tutte le quote sono state vendute ad altre regioni d'Italia. E adesso l'economia si è data un po' sul turismo e speriamo che questa cosa possa continuare. Stiamo cavalcando un po' la tigre. Mi ha detto tuo fratello però che voi eravate contrari al tabacco, quindi questa svolta... Noi siamo nati con il tabacco e come tutte le cose il tabacco ci ha levato un po' la giovinezza. Dovevamo alzarsi la mattina presto, alle 4:30, alle 5 di mattina, e per un ragazzo all'età di 12 anni o 13 alzarsi è un po' dura. E questo era un luogo di raccolta di tabacco, giusto? Così mi diceva tuo fratello, questa
questo giardino che vediamo davanti. In questo giardino veniva seccato il tabacco. Sì. I coloni e tutta la famiglia partecipavano a questa raccolta, quindi c'era prima la semina, poi c'era la piantagione vera e propria e poi la raccolta di tutto il tabacco. C'erano delle capannelle messe con dei telai di legno in cui il tabacco seccava. Ogni sera bisognava portarlo dentro, coprirlo dalla rugiada, altrimenti la qualità non era molto buona, e ogni mattina riportarlo di nuovo fuori. Il tabacco è stata una storia che ha caratterizzato tutto il Salento e ha portato anche benessere, dobbiamo dire la verità. Però meglio forse la qualità della vita e il turismo. Senza tabacco si sta decisamente meglio. Bacco e non tabacco. Bacco e non tabacco. Grande massima salentina. Grazie Leo, buon lavoro. Grazie a voi.